Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Cristiana Capotondi, tristissima rivelazione dell'attrice, ho rinunciato a lei. Ecco tutti i dettagli della vicenda. Cristiana Capotondi è una celebre attrice italiana molto apprezzata dal pubblico italiano. Nasce a Roma il 13 settembre del 1980 e sin dalla tenera età ha le idee ben chiare sul suo futuro e sulle sue passioni. A soli 13 anni diventa il volto delle campagne pubblicitarie di Mulino Bianco e Kinder Colazione Più. Solo 2 anni più tardi avviene il salto di qualità ed, a soli 15 anni, debutta nel cinepanettone di Neri Parenti, Vacanze di Natale 95, in cui interpreta la figlia dell'iconico Massimo Boldi. Allo stesso tempo, prosegue nel piccolo schermo per lo spot di Maxi Bon al fianco di Stefano Accorsi. Cristiana diventa una vera celebrità del piccolo e grande schermo negli anni 2000 e raggiunge una popolarità senza precedenti. Nel frattempo prosegue anche la carriera accademica e nel 2005 consegue una laurea in scienze della comunicazione con il massimo dei voti. La svolta epocale nella carriera artistica di Cristiana Capotondi avviene grazie alla sua interpretazione in Notte prima degli esami. Un film che non passa mai di moda e che, nel periodo primaverile, torna alla ribalta come portafortuna per tutti coloro che devono superare l'esame di maturità. L'amore nella vita di Cristiana Capotondi. Cristiana Capotondi, da pochi mesi, ha compiuto 43 anni e appare ancora in perfetta forma fisica, quasi da far invidia alle ventenni. In così pochi anni di vita, Cristiana è già una stella del cinema e della televisione italiana che, nel corso della sua carriera, ha realizzato tanti progetti professionali e vanta un curriculum esemplare. Tra i suoi grandi successi c'è Notte prima degli esami, in cui recita al fianco di Nicolà Vaporidis. Oltre ad una collaborazione artistica, tra Cristiana e Nicolà nasce un sentimento profondo ed iniziano una bella storia d'amore. Tuttavia, la passione ben presto si spegne, ma tra i due resta un affetto sincero. Dopo una frequentazione con Primo Reggiani, nel 2007 si lega al conduttore televisivo Andrea Pezzi. Il loro incontro casuale durante un viaggio in aereo è il primo passo per una meravigliosa storia d'amore. Tuttavia, nel 2021 giunge la comunicazione della rottura ufficiale. Cristiana Capotondi è stata legata al conduttore Andrea Pezzi per ben 14 anni ed insieme hanno affrontato una dura sfida. L'attrice ha confessato di aver praticato la castità nel 2014. Non sono stata io a chiedere, ma lui a consigliarmi. Intuiva che avevo necessità di crescere come donna. Essere casta è esercizio importante per una donna. Prova di consapevolezza e libertà. Infatti, Cristiana ha sempre ritenuto fondamentale lavorare sulla propria indipendenza sentimentale e sul sentirsi sicura di se stessa anche senza le attenzioni di un uomo. La Capotondi, in merito a questo argomento, ha confessato il suo segreto per vivere una vita senza la paura del giudizio altrui. Ho rinunciato a cercare il consenso ad ogni costo. Accetto di non riuscire simpatica a tutti. Ho imparato a dire quello che penso e a non aspettare le cose, ma a farle succedere. Ad affermare me stessa,